Ecco perché bisogna diventare dei capolavori. L'arte è sempre stata borghese, consolatoria, idiota, mentecatta, stupida. Soprattutto è stata cialtrona e puttanesca e ruffiana. L'arte deve essere incomunicabile. L'arte deve solamente superare se stessa. Ecco perché tocca a noi, chissà a chi, ma no, una volta fuori di noi, essere un capolavoro, uscire fuori dal modo, come diceva San Juan de la Cruz, per pervenire là dove non va più modo. Quello che gli gnostici si auspicano.